Allora, sono qui in SolidWorks e ho due corpi, dunque ho una parte multicorpo per adesso, dove ho questo corpo che è sformato di 3 gradi e ho quest'altro corpo. Io adesso vorrei portare questa superficie attaccata qui, ok? Nel modo più semplice possibile. Allora, una cosa io avrei pensato, caspita, vado qui, tasto destro, vado, cancella, cancella e patch, però lui me lo fa, stranissimo, non me la cancella, cancella e patch, però, ah, perché va a finire fino lì, ok, però, anche questa potrebbe essere interessante, per carità, dopo. Dopo io dovrei togliere questo, dunque però si potrebbe anche fare, non è che e dopo vado e la riempio, perché se io vado qui faccio un nuovo schizzo, ok, dopo vado a fare converti entità, questa posso anche fare converti entità su questo, a questo punto io posso andare oggettivamente, taglio estruso, ok, vado qui. Cieco passante, sono a posto. Dovrei essere a posto. Che strano, perché io vado a fare qua. Ah, perché c'è così. Beh, però io posso dirgli sempre: guarda che mi vai a tagliare solo questo, lo tiriamo via, vediamo cosa succede. Però mi fa questo qui e dunque non mi. Ah, non mi. Allora a questo punto mi conviene andare a tagliare. A questo punto mi conviene. Ok, questo va bene. Perché se voglio usare tutto è un casino, ma mi converrebbe fare di nuovo così, schizzo, modifico a questo punto. Ok, vado a disegnarmi questo qui, qui, vado qui, vado qui. Allora a questo punto questo potevo anche far senza, perché visto che funziona così, questo lo metto. Vabbè, è indifferente. Cos'è che ho fatto? Ok, questo lo metto così e questo lo metteremo coincidente a qui, coincidente. Vediamo adesso se fa. No, ancora andiamo a modificarlo e andiamo a cancellare qua. E vado a cancellare tutto e dovrebbe naturalmente l'oggetto, sì, questo, ah, perché mi ha preso l'esterno, maledetto, maledetto, dunque schizzo tutto questo qui, questo qui, ok, schizzo regione, questo e questo, vabbè. Ok, a questo punto poi unirò i due pezzi, ok? Nel senso che posso poi prendere questo corpo solido, associa, ok, e vado, e diventa un pezzo unico, ok, la B. Questo è, potrei far così, però, adesso andiamo a cancellare, dunque questo col cancella e patch però diventa un po', sì, tutto. Chiudi, ok, e andiamo a chiudere qua, diventa un po', vabbè, particolare. Invece potremmo fare tasto destro, vediamo se riusciamo, tasto destro, invece che cancella e patch, sposta faccia. Se lo faccio trasla, questo è comodo perché fino alla superficie dico qua e sono a posto. Il problema è che qua mi viene dritto e non si può fare neanche, purtroppo non c'è, bisognerebbe introdurre, vediamo se io riesco qua, vediamo, ma non perché io posso andare, ok, vediamo cosa succede fino alla superficie questa,
Ma non, cioè, questa non si può. Si potrebbe mettere questo qui. Purtroppo non c'è la possibilità di mettere anche il secondo. Ma quando siamo a bordo, questo la faccia è questo qua. Ok, io vado a mettere lì. Allora, faccia verde, faccia questo e direzione questa qui. E il pezzo è questo. Ah no, dovevo selezionare la faccia, eccolo qua. Però anche se faccio col bordo, va tutto in una direzione, non va bene se io lo metto qui. Va tutto storto, dunque non posso neanche, non c'è la possibilità di mettere anche il secondo bordo. Sarebbe stato bello mettere possibilità di mettere i bordi e così via. Allora, vedete come qua rimane dritto, non va bene. Allora, la possibilità è questa, vado a sposta faccia e faccio offset. Però offset qui mi va giusto perché è come se fosse allineato, però qui non posso fino alla superficie. E dunque non mi parametrizza, non è parametrico, questa distanza qui potrebbe cambiare se modifico l'oggetto, può darsi che cambi tutto, perché se questo, per esempio, andiamo a vedere se lo faccio diventare questo qua più piccolo, si capisce come, vediamo, facendo 30, vediamo cosa succede, magari non succede niente, né, perché... Però io se lo allontano, proviamo con 80, 90, no, proviamo con 90, lo allontano e cos'è che succede? Questo qui non... comunque è comodo questo sposta faccia, però ecco, non è completamente parametrizzabile. Dunque ogni volta se esce devo andare, poi naturalmente faccio questo, control questo e andrò a unire questo, control questo, tasto destro, associa, aggiungi, a questo punto avrò l'oggetto che poi magari andrò a mettergli un raccordo. Ok, vediamo se riusciamo. Ecco, vabbè, dopo ci potrebbero essere altre possibilità, propagazione tangente. Vediamo di mettere anche qui e qui. Altre possibilità, magari riuscire a fare in qualche altro modo, però diciamo che si complica un po'. Dunque, se non vogliamo parametrizzare, l'ideale è questo sposta faccia in offset. Però la lunghezza non è... Sarebbe stato bello avere l'offset fino a quella superficie lì. Sì. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.